NTN, quello che è il prodotto è unico, è l'unico è quello di Rotefella, quindi dobbiamo vivere e convivere con i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Tutti sono stati descritti o più o meno descritti, soprattutto gli svantaggi. A nostro parere ha alcuni problemi di concezione, di impostazione che sono errati. Per esempio, il primo grosso problema, che secondo me è un grosso assurdo, è il fatto che la rotaia di base, come vedete, è molto più alta dietro rispetto a che davanti. Quindi tendenzialmente l'attacco, una volta che è montato sullo sci e ci si entra, dà una posizione a favorire uno sbilanciamento in avanti, che è assolutamente un assurdo per quanto siamo noi, e cioè sciatori a tallone libero. Noi abbiamo bisogno di essere in una posizione che favorisca o eviti di avere questa propensione a perdere l'equilibrio in avanti. Quindi la prima modifica che abbiamo fatto è stata quella di rettificare questa forma cuneo. Invece che lasciarla più alta dietro e più bassa davanti, abbiamo preso a nostro rischio e pericolo un attacco e abbiamo abbassato appunto la parte posteriore. D'accordo? Come potete vedere, lo spessore qua dietro è più o meno simile a questo qui davanti. Attenzione che non si può esagerare perché sennò dopo questa parte tocca nella parte inferiore ed è difficilissimo chiudere l'attacco. Quanto è stata abbassata questa parte? Lo potete vedere in questo modello dove è stato evidenziato con un pennarello blu la parte che abbiamo fresato via. In questo modo si ha un appoggio del piede molto più piatto sullo sci e quindi non come se avessimo dei tacchi, e questo favorisce, questo dà una rilassatezza molto 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 migliore. Un altro elemento che abbiamo modificato dell'attacco è la famosa paste in Pebax bianca. C'è questa costola qua sotto che irrigidisce notevolmente la parte anteriore della placca, mentre nella parte posteriore sono state fatte queste fresate che consentono alla piastra stessa di flettere, ok? Qui davanti c'è questo problema, così come c'è un problema dietro nella parte che contiene le cartucce, ma qui è difficilissimo intervenire se non cambiando e stravolgendo totalmente l'attacco. Quindi qui, anche qui, con una piccolissima modifica si riesce a rendere l'attacco estremamente più morbido. Se potete vedere, qua con una lima abbiamo fatto due incisioni, praticamente abbiamo replicato le incisioni nella parte superiore e nella parte inferiore. Non è assolutamente un rischio, la piastra ha sciato tantissime ore durante l'inverno e l'inverno precedente senza rompersi, quindi non c'è timore di romperlo. In questo modo tutta la piastra ottiene una rotondità, almeno nella parte anteriore, superiore allo standard di produzione. Ripeto, qua dietro ci si può fare poco perché appunto questa modanatura che contiene le cartucce non consente di flettere, ma questo è un altro dei grandi problemi. Allora, due modifiche, se volete farle, che non, dove non si rischia di buttare via tutto. Appunto abbassare rettificare, rendere parallela la slitta per evitare questa sensazione di perdita di equilibrio in avanti e queste due piccole incisioni, chiaramente su tutte e due le costole, d'accordo, che permette nella parte anteriore della placca bianca in Pebax di avere una rotondità superiore. Due modifiche che potrebbero veramente aiutarvi a sciare molto molto meglio con l'NTN, goderne dei vantaggi e iniziare a smussare, eliminare parte degli svantaggi.